A poche settimane dal calcio d'inizio dello United Rugby Championship abbiamo raggiunto Emiliano Bergamaschi, nuovo allenatore della Mischia delle Zebre. Emiliano ha un passato da pilone, vanta una presenza coi Pumas nel 2001 e soprattutto tante esperienze da allenatore, tra cui quella di assistente allenatore della nazionale argentina al Mondiale del 2015 in Inghilterra. Emiliano è arrivato in Italia lo scorso luglio, per cui gli chiediamo innanzitutto come è stato il trasferimento a Parma insieme alla sua famiglia e come vi state trovando in città. Il trasferimento in Italia è stato molto rapido. Lavoravo in Brasile quando mi si era presentata l'occasione di unirmi allo staff tecnico delle Zebre. È una bella sfida per me e la mia famiglia, ma anche una splendida occasione per scoprire la terra dei nostri avi. Sarà bello apprendere la cultura italiana. Sono sicuro che sarà un'esperienza formativa per tutti noi. Come prosegue invece l'inserimento alle Zebre? Che gruppo hai trovato? Lo staff è molto valido e Mike è una persona straordinaria, dalla mentalità e l'atteggiamento molto aperto. Ci permette di interagire e dire la nostra in ogni momento. Mi sento davvero a mio agio qui. La struttura del centro sportivo è ottima. Certo, c'è sempre qualcosa che si può migliorare, ma gli standard sono di buon livello. La squadra poi è composta da un gruppo di giocatori molto giovani e talentuosi, con la chiara intenzione di migliorarsi e di diventare sempre più competitivi. È davvero un bell'ambiente dove poter lavorare. Quali sono i punti di forza del giovane pack delle Zebre e quali invece gli aspetti su cui lavorare maggiormente? Il pacchetto di Mischia delle Zebre è molto giovane. Ci sono in particolare alcuni prospetti interessanti da sviluppare. In questo momento abbiamo la straordinaria occasione di renderli dei talenti mondiali. Sappiamo che non siamo il più grosso o il più alto dei pacchetti di Mischia del torneo, per cui dobbiamo essere molto intelligenti nell'elaborare una strategia che si possa sposare al tipo di giocatori che abbiamo qui. Sto ancora conoscendo i ragazzi e il loro spirito di squadra. Cercherò di imprimere la mia impronta di allenatore nel gruppo. Su quali aspetti state lavorando in queste settimane che ci accompagneranno al calcio d'inizio dello United Rugby Championship in programma venerdì 24 settembre a Parma contro i sudafricani Lions? L'anno scorso gli avanti delle Zebre hanno disputato una buona stagione, registrando delle statistiche di gioco interessanti. Dobbiamo mantenere inalterato questo trend. Personalmente, sto cercando di aggiungere qualche piccolo dettaglio nelle aree di gioco in cui vogliamo continuare a crescere. Il focus del mio lavoro sarà mantenere alta la competitività del PEC, migliorando alcuni piccoli aspetti. A proposito di dettagli, che Zebre dobbiamo aspettarci quest'anno? Che tipo di gioco prediligi fare con gli avanti che alleni? Le Zebre hanno uno stile di gioco chiaro e definito. Continueremo a lavorare per allenare una squadra che ama giocare a rugby e mantenere il possesso, senza perderlo con facilità. Dobbiamo sviluppare nei giocatori la consapevolezza di dover fare la scelta giusta nel momento giusto, oltre che l'importanza di mantenere il possesso del pallone. Che obiettivi ti poni per questa tua prima stagione alle Zebre? È difficile da dire. Mi pongo l'obiettivo di mantenere elevati gli standard del club e trovare il modo di alimentare una crescita continua nei giocatori. A livello personale è anche una bella sfida il riuscire a far integrare la mia famiglia in Italia nel migliore dei modi, ma anche abituarmi io stesso in un nuovo club, una nuova competizione, con giocatori e membri dello staff che non conoscevo prima. Tu, Emiliano, sei stato assistente allenatore dei Pumas, che hanno chiuso al quarto posto il mondiale del 2015 in Inghilterra. Che esperienza è stata e in cosa pensi ti abbia arricchito?
Il solo fatto di aver partecipato a un mondiale è già di per sé una bellissima esperienza. Per me, inoltre, non è stata la fine di un percorso, bensì l'opportunità di aggiungere un ulteriore tassello di crescita al gruppo che mi ero ritrovato ad allenare l'anno precedente. Un gruppo che non era abituato al nostro stile di gioco. Abbiamo sviluppato questi atleti in campo, ma anche, cosa più difficile, fuori dal campo. Ogni esperienza, bella o brutta che sia, che fai al mondiale è positiva, una lezione che ti resta. Un'ultima domanda, Emiliano, cerchiamo di capire che tipo di allenatore sei, cosa richiedi ai tuoi ragazzi e qual è il tuo approccio e la tua etica del lavoro. Mi piace lavorare molto sui dettagli, ma anche vedere che i ragazzi rispondono autonomamente ai nostri feedback, facendo da soli ciò su cui lavoriamo insieme ogni settimana. Mi piace il momento dell'allenamento, concentrarmi su dettagli, vedendo poi il risultato del nostro lavoro nelle performance dei ragazzi in campo. In bocca al lupo, Emiliano. Grazie mille.